Sabato 26 ottobre si sta organizzando e fa piacere vedere che davvero ora dopo ora si aggiungono organismi, associazioni, una manifestazione per la pace, una manifestazione per la pace organizzata da Europe for Peace, rete italiana pace e disarmo, tante organizzazioni che aderiscono, anche la commissione GLAM, la commissione globalizzazione e ambiente delle chiese evangeliche in Italia, insieme al CIPAX, Centro Interconfessionale per la Pace, agli ambasciatori e ambasciatrici per la pace delle chiese battiste e a tanti e tante altre. Ne parliamo insieme a Maria Elena Lacquaniti, Commissione GLAM. Buongiorno Elena, bentornata, ciao. Buon pomeriggio, grazie. Bentrovati. Grazie a te per la disponibilità. Elena, come nasce insomma l'adesione della GLAM? Quali sono un po' i passaggi che volete sottolineare e in qualche modo promuovere in questa giornata? Sì, la GLAM aderisce a questa giornata di mobilitazione nazionale perché fa parte della rete italiana Pace e Disarmo. E questa mobilitazione, che interesserà diverse piazze, permettimi di citarle perché sono Bari, Cagliari, Palermo, Milano, Torino, Firenze e Roma, e ci vedrà impegnati come Commissione Globalizzazione e Ambiente nella piazza di Roma, insieme a CIPAX, Centro Interconfessionale per la Pace, e gli ambasciatori e le ambasciatrici di pace dell'Unione delle Chiese Battiste in Italia. Questa mobilitazione così congiunta per noi ha un significato importantissimo ed è un percorso che GLAM e CIPAX hanno iniziato già a partire dal luglio 2023. Noi riteniamo che le fedi stiano facendo dei passi veramente importanti, abbattendo i propri confini identitari e unendosi nel percorso per la pace. E questo è ciò che noi cerchiamo di sollecitare, questo interesse, questa partecipazione, cerchiamo di sollecitarla noi come GLAM alle chiese rappresentate dalla Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, ma anche in particolar modo il nostro appello è lanciato alle OASI GLAM recentemente costituite e alle ecocomunità. Come ambasciatori e ambasciatrici di pace, il messaggio si estende a tutte le aderenti ed aderenti dell'Unione delle Chiese Battiste in Italia, quindi con un invito a scendere in piazza e a manifestare con l'iniziativa che noi qui a Roma abbiamo chiamato La Candela è Spenta. Esatto, voi invitate i partecipanti ad arrivare a questa manifestazione con una candela spenta. Sì, la candela è spenta perché, come dicevo, nonostante le fedi, parlo di fedi perché il nostro percorso è veramente stato sempre interconfessionale, nonostante noi ci stiamo esponendo, stiamo manifestando, partecipiamo, le fedi si esprimono nel contesto nazionale ed internazionale, partecipano a progetti, investono denaro per la pace, nonostante tutto ciò noi vediamo invece che c'è tutto un mondo politico, scelte governative, ma ripeto, non solo nazionali ma anche internazionali, che sono molto molto distanti dal percorso della pace, e anzi ci sembra che gran parte delle azioni non funzionino da deterrente, ma invece vadano incontro a un incremento dei conflitti. Noi richiamiamo con questa candela spenta l'impegno non più delle chiese e della società civile, che è ben rappresentata nelle manifestazioni e che è stata rappresentata in tutto questo periodo, ma chiamiamo con questa candela spenta la classe politica ad avvicinarsi, ad accostarsi, ad accenderla la candela e a dire chiaramente quali scelte vuole adottare. Noi rivendichiamo la mancanza del rispetto in Italia per la legge 185 del 90,
Rivendichiamo la punibilità per chi richiama l'articolo 11 della nostra Costituzione, e rivendichiamo la possibilità di manifestare pacificamente in tutte le piazze d'Italia senza andare incontro ad aggressioni o a restrizioni. E in questo nostro percorso, appunto, chiamiamo la politica a dire qual è la tua parte. Sì. E noi speriamo che questa candela venga quindi accesa da chi chiamiamo a scendere in campo. Comunque sia, a prescindere da tutto ciò, noi continueremo il nostro percorso, perché, come dice il comunicato, comunque nel percorso per la giustizia universale la luce è sempre accesa e non abbiamo dubbi sulle scelte e sulla strada da percorrere. Esatto, una luce accesa può essere anche un'attenzione che non cala rispetto a, insomma, alla manifestazione del dire no rispetto a quello che sta succedendo. Quindi sebbene appunto siano sovente appelli che purtroppo per ora non hanno avuto un riscontro effettivo ai livelli politici, però continuare invece a mantenere alta l'attenzione, a continuare a parlarne, continuare a porsi, ecco, nella parte del no è importante, perché altrimenti, insomma, no, il dimenticarsi di quello che accade potrebbe quasi avvallare, ecco, questo percorso che si è intrapreso e che però non si condivide. Certo, certo, assolutamente, assolutamente. Quindi sì, aggiungi pure. No, in questo percorso, come dicevo prima, richiamiamo l'attenzione in particolar modo delle chiese, perché noi, nello specifico per quanto riguarda GLAM, CIPAX e ambasciate cristiane. C'è stato un problema tecnico? Ok, Maria Elena ha dovuto interrompere. Pronto, pronto, ci senti ancora? Okay, eccoci, ok. Sì, sì, mi sento, okay. Mi sento. E, come dicevo, richiamiamo nello specifico le chiese cristiane a esprimere tutto il proprio dissenso nei confronti della guerra e degli armamenti, perché riteniamo di poter dichiarare liberamente che le guerre, le armi, i conflitti sono un abominio di fronte agli occhi di Dio. L'appuntamento a Roma e a Porta San Paolo alle ore 14, ci è stato dato anche già un'informazione rispetto all'appuntamento di Torino, e lo dico visto che siamo in argomento, che sarà a Piazza Arbarello alle 14.30. Poco fa ci hanno scritto che anche a Bricherasio, un piccolo comune qua della zona del Pinerolese, davanti al comune alle 17 ci sarà un incontro analogo che si inserisce, quindi l'invito è anche quello di far propria, no, questa manifestazione del 26 di ottobre. Ovviamente in linea con quello che voi proponete e, diciamo, con questa iniziativa della candela spenta, però ognuno e ognuna, ogni organizzazione, associazione si senta libera di poterlo organizzare nella propria città, nel proprio paese. Certo, assolutamente. Cioè, ci farà piacere condividerlo, ma l'importante è la partecipazione. Grazie Maria Elena Lacquaniti, Commissione GLAM, Commissione Globalizzazione e Ambiente delle Chiese Evangeliche. Grazie per essere stata con noi, buon lavoro a te e a tutti coloro che portano avanti le iniziative della GLAM, e noi ricorderemo più volte l'appuntamento, appunto, del 26 di ottobre. A presto, ciao! Grazie, ciao Daniela, ciao a tutti e a tutte.